Maria Montessori è stata una delle più illustri donne italiane nella storia del Novecento, non solo per essere una pioniera di metodi didattici rivoluzionari, ma perché si è affermata anche in campo scientifico e medico. È una delle prime donne a laurearsi in medicina, sfidando i pregiudizi e le discriminazioni di genere del tempo, e partecipa a congressi internazionali sui diritti della donna, in cui esprime le proprie idee riguardo l'emancipazione femminile, la parità salariale, insomma, tutti i temi che le stavano particolarmente a cuore. Inizia dunque la sua carriera come medico, lavorando in cliniche con bambini ortofrenici e dopo varie sperimentazioni e vari studi in queste cliniche si occupa concretamente di problemi didattici ed elabora un metodo di istruzione per bambini con disabilità. Quindi grazie a lei per la prima volta la medicina viene affiancata alla pedagogia. Successivamente comprende che questo metodo poteva essere applicato a tutti i bambini e apre la prima casa dei bambini in cui concretizza la propria concezione di scuola dell'infanzia. Da qui la Montessori parte per costruire tutto il suo metodo, che è diventato poi un vero e proprio movimento pedagogico perché sono state aperte scuole in tutto il mondo, si è dato via ad un'opera nazionale Montessori, ad una scuola magistrale e anche ad un'associazione internazionale. Durante il regime fascista, però, le idee patrocinate dalla Montessori, quindi la liberazione dell'individualità, l'originalità, la libertà di pensiero, non si accordavano con il nuovo sistema di insegnamento. Quindi il suo metodo viene represso per la troppa distanza ideologica, ma non solo. Viene represso anche per motivi, per ragioni legate ad una personalità di donna forte, determinata e competente. E vengono chiuse quindi tutte le scuole con metodo montessoriano. Lei stessa è costretta a lasciare l'Italia e da qui inizia la maggiore diffusione del suo metodo altrove. E la Montessori poi ristabilirà i suoi centri in Italia solo dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Il metodo ideato dalla Montessori agli inizi del Novecento risulta essere davvero molto innovativo e molto rivoluzionario perché ha dato importanza, ad aspetti dell'infanzia che fino ad allora erano stati trascurati o del tutto ignorati. Quindi si è data attenzione al bambino, alla sua autonomia e alla sua necessità di maturare secondo dei tempi personali. Nella casa del bambini l'ambiente è a misura dei piccoli. Le più grandi innovazioni riguardano le suppellettili che venivano fabbricate rispettando le dimensioni fisiche del bambino e anche la concezione dell'aula come laboratorio, quindi un'aula in cui lo studente poteva sperimentare in maniera autonoma. Da qui risulta anche una nuova concezione dell'insegnante che deve essere una guida per il bambino, non lo deve né ostacolare né anticipare. E quindi possiamo affermare che Maria Montessori, con il suo metodo innovativo e pionieristico, continua ad essere ancora di grande attualità.